adesso invece torniamo a parlare di stagione invernale. Lo sapevate che l'inverno è una stagione perfetta anche per sposarsi? In pochi lo sanno, ce ne parlerà la nostra Cristina Ursatti con la sua rubrica Magari mi sposo. E benvenuta, buongiorno, Cristina. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Ben ritrovata. Come stai? Qual è la domanda di riserva? Sono influenzata, però insomma, tra una tachipirina 1000 ed altro. Insomma. Torniamo a parlare. Esatto. Poi stare insieme a voi è sempre così piacevole che i malanni di stagione passano in secondo piano. Allora, c'è questo stereotipo secondo il quale sposarsi in inverno non è proprio una scelta indicata. In realtà non è così, diciamolo. No. Innanzitutto non c'è una stagione migliore delle altre per sposarsi. Io dico sempre agli sposi, scegliete il periodo migliore per sposarvi anche in base alle vostre preferenze, soprattutto alle vostre preferenze. Infatti. Perché io penso che ogni stagione ha delle connotazioni belle da poter sfruttare per il matrimonio. È ovvio che bisogna tenere in considerazione alcuni fattori, che sono ad esempio il fatto che se ti vuoi sposare di giorno non sceglierei di sposarmi in piena stagione estiva perché le temperature sono alte. Lo fanno in tanti, Cristina, diciamolo che non si fa. Non si fa, ci fate soffrire troppo, non va bene. Gli invitati non sono felici di partecipare al vostro matrimonio con 35 gradi, poi con l'umidità. Esatto. La percezione delle temperature sono ancora... Quindi è ovvio che se preferite un matrimonio di giorno andate a scegliere magari la stagione primaverile, autunnale o anche, perché no, invernale. E poi dobbiamo considerare anche un altro aspetto, che ovviamente in alcuni periodi la luce scende molto presto, quindi se io voglio fare delle foto bellissime al tramonto e mi sposo ad esempio a settembre, fine settembre, è ovvio che devo scegliere di celebrare sempre il matrimonio di giorno o un pomeriggio non troppo tardi, perché sennò poi non mi ritrovo queste bellissime foto post rito al tramonto. Quindi questi sono i fattori diciamo più tecnici da prendere in considerazione. Poi se passiamo all'aspetto fiori, se io sono legata, per esempio una sposa mi diceva io voglio le peonie, ovvio che tu non ti puoi sposare ad inverno se vuoi la peonia, ma devi sposarti in una stagione primaverile. E per quanto riguarda invece poi tornando al discorso della stagione invernale, a parte che anche l'inverno ha delle sfaccettature molto molto belle, molto romantiche, ma è anche da considerare anche un aspetto economico, perché ci sono alcune location, alcuni fornitori che applicano delle scontistiche migliori se si sposa d'inverno, perché poi magari si affolla tutto nel periodo estivo. Sì. E anche forse d'inverno magari c'è più scelta. Sì. Perché magari riusciamo a trovare anche il posto che tanto desideriamo. Sì, per esempio se uno decide di sposarsi dall'estero qui in Abruzzo e vuole, non so, il litorale, ha bisogno di camere, l'estate comincia ad essere un problema, perché io proprio giorni fa mi stavo approcciando per due coppie dall'estero e gli hotel lungo il litorale, sia dei trabocchi ma anche spostandomi più a nord, è impossibile trovare delle camere, loro ti chiedono almeno una settimana di permanenza. Quindi invece d'inverno tutte queste problematiche non ce le abbiamo. E quindi non dimentichiamo che appunto ci sono alcuni fattori estetici che rendono comunque bello anche il matrimonio invernale, che sono per esempio l'utilizzo di luci. Adesso non so se la regia per esempio potrebbe mandare alcune foto di un matrimonio invernale che io ho fatto l'anno scorso, dove ovviamente ci sta questa particolarità sia delle luci ma anche dell'utilizzo praticamente di materiali diversi rispetto a quelli che normalmente si utilizzano l'estate, che sono appunto le piume oppure il legno oppure poi dipende sempre dal mood, dal colore che vogliamo andare ad utilizzare. Per esempio si possono usare molto l'oro. Lui prima inquadrava delle composizioni. Sì, perché so che tu hai portato delle foto, penso che comunque la regia adesso le farà vedere, perché so che tu hai portato del materiale specifico proprio per farci vedere come sono gli addobbi insomma in questo periodo durante la stagione invernale. Insomma, appena la regia le recupera sicuramente ce le farà vedere. Intanto possiamo vedere. Sì, possiamo comunque invitare la fiorista che abbiamo che ho voluto coinvolgere oggi, perché lei è molto brava e molto esperta vieni Doretta Scutti. Doretta Scutti, benvenuta. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, che cosa faremo oggi insieme a questa fiorista?
Allora, oggi farò degli accostamenti un po' invernali, appunto, un po' originali, per mostrarvi come anche d'inverno i matrimoni sono molto molto belli, hanno delle nuanze, delle palette molto interessanti. E, ci sono anche dei fiori disponibili soltanto in inverno, che invece non lo sono d'estate, e che ci permettono di realizzare degli allestimenti, delle composizioni anche diverse, anche molto molto originale, molto di stagione. Di stagione, appunto. Bene, sì. Io vorrei, non vorrei disturbarlo, ma vorrei risvegliare Michael Dubbio dalla sua ibernazione. Magari ci può dare una mano. No, cioè, se no aiutavo io. Eccolo, eccolo. Eccolo, può aiutarci, insomma. I have a question. Mentre sistema, posso fare una domanda? Anche due. Jennifer, why? When I am sleeping, do you destroy my bowls? No, ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo? Io adesso sapere questa cosa, no, Jennifer. Ma io la voglio, vorrei solo che lei... Ma lo faccio con pleasure, don't worry. Ah, meno male, no, perché non sembrava da non com'è? Non posso tradurre, però. No. Torni a dormire, mi perdoni, dottor. Mi dispiace veramente tanto. Bene, allora adesso ci sì, allora, farai vedere. Assolutamente. E ho scelto una ciotola bianca perché, come dicevamo prima, l'inverno un po', il Natale ci chiama al bianco. L'inverno ci torna, sì, questa voglia di bianco. Infatti ho notato che sono io che ho sbagliato colore oggi. Ti distingo, Cristina, oggi, ti distingo assolutamente. Se ti posso aiutare, volentieri. Sì, 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 poi... Allora, l'abete per esempio è un materiale che utilizziamo tantissimo nei matrimoni, perché oltre a essere caratteristico dell'inverno ha anche, ha anche un punto di verde, è abbastanza freddo e anche abbastanza neutro, per cui ci consente di lavorare creando delle belle armonie. E con il verde andiamo a fare una base che poi ci permetterà di inserire altri elementi floreali. Un altro materiale molto molto bello, interessante e anche nuovo è l'asparago. Che l'asparago poi si può colorare. Queste sono, sì, le mamme degli asparagi. È proprio la pianta. Sì, che sì, bella. Si può utilizzare in diverse colorazioni perché viene. Che bella! Io perché vado a raccogliere asparagi. Ah, ok. Quindi certo, non avrei mai pensato che si potessero utilizzare, sì, sì, vengono le piante come decorazione. Sì. Incredibile. È vero, Doretta, che si trovano anche, sì, in diverse colorazioni. Sì, in tantissime colorazioni, molto molto originali, in colori pastello, ma anche in colori molto più decisi, tipo il fucsia, a volte si trova anche il nero. L'arancione. L'arancione, molto, che è molto interessante. E ci dà quel tocco di Natale, quel tocco di brillantezza senza essere troppo sgargianti. È bello così questo, praticamente. Sì, infatti stavo pensando proprio la stessa cosa, che questa composizione già in questo modo è bellissima. Sì, cerchiamo sempre di utilizzare comunque dei materiali, al di là dell'abete, dei materiali innovativi, perché comunque dobbiamo sempre pensare a fare delle composizioni che sono più possibile in linea con quelle che sono le tendenze del momento. Queste sono delle rose, sì? Sì. È facile, non so la tipologia di rosa perché, sì, ne sono una quantità. Ce ne sono tantissime, ci sono delle rose anche nuove, sono rose inglesi, e questa per esempio è la Toffee ed è molto, bella, molto immagino rosata. Che il nome dipenda dal colore, sì, praticamente, sì, esatto, sicuramente. C'è anche la caffè latte che oggi non ho portato e che è molto simile, ha un'apertura diversa. Ah, anche questa è molto bella. Anche questa è molto bella, sì. Una rosa cipria. Rosa cipria. Cipria. Bella. Ovviamente cerchiamo sempre di utilizzare quello che troviamo facilmente di stagione all'interno delle composizioni. Certo. Cioè... Questo che cos'è? Questo è un anemone. È un anemone con il cuore nero e fa parte proprio di quei fiori invernali di cui parlavamo prima, e che ci aiutano a caratterizzare in maniera tipica il matrimonio o l'evento. Cristina, ti capitano i matrimoni invernali? Ti stanno capitando? Sì, però la percentuale è sempre molto ridotta rispetto a quello che poi accade effettivamente, okay, l'estate o
esempio, un mese molto gettonato è settembre, comunque sì. Si sta scegliendo anche molto ottobre, perché ultimamente fa caldo, sì, la stagione, la stagione, però non dobbiamo mai dimenticare quello che dico sempre agli sposi, che a ottobre ovviamente non pensate di poter fare magari il taglio torta fuori, perché ovviamente si arriva che magari le temperature è buio, quindi le temperature non sono quelle del giorno, quindi anche se magari durante la giornata è stata una bella giornata, poi arrivi a sera e non è effettivamente così. Assolutamente, però certo. Ecco, quello che magari l'inverno, non è detto che bisogna per forza usare una palette rosso, verde, che sono magari i colori natalizi per eccellenza. Infatti, ma ci si può spaziare con altre colorazioni. Questi colori sono stupendi, sono proprio... Questo, Doretta, che cos'è? Infatti che... te lo stavo... Non nome, io ho difficoltà. Questo è un tulipano parrot. E l'ho portato di questo colore brown, che è leggermente colorato, a tulipano parrot. E c'è anche in bianco. Per quello dicevo, i nomi è impossibile, perché ce ne sono talmente tanti di varietà di fiori che... Bello, veramente bello. Bello, bellissimo. Questo si trova ovviamente anche questo solo in questo periodo? Solo d'inverno, okay. Soltanto d'inverno e primavera ovviamente, quando i matrimoni insomma non sono ancora nel loro... apice. Quindi dicevo, ne faccio veramente pochi di matrimoni d'inverno, ed è un peccato, perché si può veramente spaziare con fare delle cose davvero particolari e belle. Gli invitati sono felici, perché mi è capitato per esempio di partecipare come invitato, non ho organizzato un matrimonio a Capodanno, invitati felicissimi perché avevano tutti quanti il Capodanno sistemato, non dovevano pensare ma che facciamo a Capodanno, perché avevano già tutto organizzato. Certo, assolutamente, questo è anche un po' il vantaggio, no? Sì. Vogliamo vedere se la regia ha recuperato le tue grafiche, così magari le commentiamo insieme, perché so che tu hai portato delle foto per farci vedere. Esatto, eccole Cristina. Niente, questo è un matrimonio che ho fatto d'inverno dell'anno scorso, e qui oltre alla nebbiolina abbiamo giocato anche tanto di candele, perché comunque era di pomeriggio. Abbiamo usato la nebbiolina, che lei voleva tantissimo. Questo è un rito civile. È un rito civile, infatti questo è da Sant'Angelo, sì. Bello, bellissimo. Sì, e l'abbiamo fatto proprio in location dove si sono sposati, perché in questo caso la location era anche casa comunale, quindi abbiamo potuto fare il tutto. Questo è il tavolo export card, perché a differenza del tableau non erano tantissimi invitati, e abbiamo assegnato praticamente il posto al sedere dando ad ognuno un tag dove c'era il numero del tavolo in base al nome, quindi loro prendevano il nome e c'era il numero del tavolo dove erano assegnati. Anche qui c'era un richiamo della piumina, perché nel tavolo escort card abbiamo riutilizzato sia le composizioni del rito che abbiamo visto prima, ma abbiamo aggiunto queste piumine all'interno di ogni numeretto, ed è stato un richiamo molto carino. Sì. E ecco, questo è l'effetto che dicevo, no, della sala, quindi abbiamo usato questo con un proiettore, abbiamo ricreato praticamente all'interno della sala, c'erano le composizioni sempre con la nebbiolina e le piume, però ecco, c'erano questi richiami con le luci che davano un effetto molto molto bello alla sala stessa. Assolutamente. Quindi vedi la sedia anche, abbiamo richiamata a oro come l'alzata del centro tavola. E veramente è uscito un bellissimo matrimonio. Questa è la confettata, anche qui riutilizzo sempre delle composizioni che sono state utilizzate precedentemente dal rito, vengono utilizzate per il tableau, per il tavolo scoccato, e poi di nuovo per la confettata, che va molto di moda. Prima era un optional, invece adesso vedo che i confetti hanno preso il posto anche delle bomboniere, quindi preferiscono fare punto su una confettata scenografica che fare le bomboniere. Vedi, a proposito di bomboniere, quali sono le tendenze, le ultime tendenze? Molti sposi non le stanno facendo, okay. Ti dico la verità. Se decidono di fare la bomboniera, vanno su o la beneficenza oppure su un oggetto che può essere un qualcosa di edibile, nel senso che può essere qualcosa che si può... Puoi fare contenti tutti, che può essere una bottiglia di vino, un barattolo di miele, okay, oppure una bottiglia d'olio. Magari qualcosa che racconta anche le tipicità del territorio. Sì. Magari immagino per esempio a questi turisti, no, che vengono a sposarsi in Abruzzo e che magari hanno delle radici abruzzesi, quindi anche magari fare come bomboniera un prodotto tipico del territorio, una bottiglia d'olio piuttosto che una bottiglia di vino, un liquore tipico, possa essere anche una buona idea, perché questo così... l'hanno fatto in tanti, l'abbiamo fatto pure l'anno scorso.
corso proprio perché ci sposavano in una cantina, quindi la bottiglia di vino era l'ideale come bomboniera. Però ripeto, un po' la concezione di bomboniera come oggetto si sta un po' perdendo. Non dimentichiamo mai che gli invitati si aspettano comunque un regalo, quindi io spesso sulla beneficenza non sono proprio d'accordo, è meglio farla comunque la beneficenza, ma lasciare comunque un regalo agli invitati. Si potrebbe fare comunque beneficenza, è esatto, una cosa simbolica per gli invitati. Sì. Comunque, anche se facessimo, dimmi se sbaglio, dei bei confetti sì, da portare a casa, sì, ma chi non li gradisce? Sì, la cosa sì, più buona. Sì, eh? Sì, sì. Ecco, per esempio, certamente io dico, mi raccomando, prendiamo dei confetti buoni, perché se la no, qualità. La qualità. La qualità è sempre importante. Ecco la composizione finita. Eccola, è pronta. Che bella. È una composizione scomposta, secondo un po' lo stile che adesso va tanto di moda. E la presenza di questi fiori invernali, come i tulipani e gli anemoni, ci permette di fare alcune morbidezze che altrimenti non sarebbero possibili. Infatti è bello proprio questo movimento, quasi diciamo piangente, no? Esatto. Molto molto esatto, romantico, esatto. I colori sono stupendi, ma devo essere sincera, Doretta, quello che mi ha colpito di più è proprio l'utilizzo della pianta dell'asparago, sì, perché questa poi viene praticamente colorata, giusto? Viene colorata e anche essiccata rimane per tanto noi lo tempo. Noi usiamo ormai molto spesso. Bellissima. E ci sono alcuni verdi, alcuni che non usiamo proprio più per concezione stilistica. Bellissima. Tu lo sai meglio di me che lei, anzi sono anche alcuni fiori che lei ha bandito. È dice il lisianthus io non li uso, è vero? Sì, ci sono dei fiori che ormai sono un po' fuori moda. Esatto. Tipo? Il lisianthus appunto dicevo. Io non ce l'ho tipo il lisianthus, anche se poi ogni fiore ha un ciclo di vita, di utilizzo. E ecco, la tendenza è proprio la rosa inglese, un fiore particolare, una ricerca particolare sul colore, e sulla forma, insomma. Doretta, sei stata veramente brava, ma grazie. Posso chiederti questa tua passione per i fiori? Questa mia passione per i fiori nasce tantissimi anni fa, a mia insaputa. A tua insaputa? A mia insaputa, perché facevo tutt'altro. E nel frattempo che sono passati gli anni mi sono dedicata molto alla formazione, l'ho sempre vissuto questo lavoro con una grandissima passione e, al punto che oggi mi occupo di allestimenti ecco per eventi, ma facciamo anche arredo vegetale, quindi allestiamo anche ambienti di interni in collaborazione con degli studi di architettura e abbiamo una nostra academy, una nostra scuola di formazione e dove formiamo aspiranti flower designer. Ok, bellissima. Ovviamente anche in questo caso si parte dalla palette colori, in questo caso mi dice l'utilizzo del rosa cipria, del bianco. Bellissima la palette colori, perché sì, è tutto molto equilibrato, molto assonante, omogeneo, ma allo stesso tempo ha movimento. Sì, era questo proprio l'effetto che in genere si dà quando si allestisce un evento, cercare la grazia, cercare l'armonia e non la geometria. L'allestimento floreale deve essere perfettamente integrato con la location, il bouquet da sposa deve essere perfettamente adatto a quella sposa, a quell'abito, a quel trucco, a quell'acconciatura, deve essere ovviamente un discorso d'insieme. Che bello, certo che deve esserci comunque anche insomma tanto lavoro dietro, soprattutto nella sì, cura dei fiori. Sì. Assolutamente sì, è un lavoro molto impegnativo che si riesce a fare, a gestire soltanto se dietro c'è una grande passione. Sì. Noi lavoriamo molto in sinergia perché ovviamente in base alla tipologia di matrimonio, a seconda della stagione, alla location, come diceva lei prima, ci confrontiamo quando io vado poi a implementare il progetto da esporre agli sposi. Ovviamente con la mia presenza Doretta è più felice perché si trova la strada già bella che spianata, quindi dobbiamo solo definire i dettagli, io mi confronto con lei perché appunto ricordare tutti i nomi dei fiori, le stagioni, quanti è impossibile. Ovviamente ci sono dei fiori che ormai conosco alla perfezione, che beh, sono quelli sì, più usati. Dopo tanti anni. Sì, dopo tanti anni, però mi confronto
con lei. Allora, Doretta, noi dobbiamo fare questo progetto con questa palette. Che fiori mi consigli? Quindi certo, ci confrontiamo certo, e lavoriamo così. Certo, stavo dicendo che è proprio un bellissimo lavoro di squadra, un lavoro sinergico, e tu sei il collante che tiene insieme un po' tutto, Cristina. Come si fa? Perché no, spesso mi dicono che bel lavoro che fai. E io dico sempre sì, bellissimo, però è ovvio che le responsabilità che ci sono dietro alla costruzione di un matrimonio sono tantissime. Quindi io che faccio sempre formazione anche io a futuri aspiranti wedding planner, gli dico sempre: dovete tenere a mente che questo non è un lavoro bellissimo sicuramente, ma c'è tanto impegno, sudore, dico lacrime, e quindi bisogna lavorare tantissimo. Si può fare, lo possono fare tutti, l'ho fatto io, come ho fatto io possono fare anche gli altri, però senza dimenticare che quel giorno è unico e ripetibile, non si può sbagliare. Quindi voi siete, diciamo, la persona a cui gli sposi fanno riferimento, e se succede qualcosa ovviamente voi siete tra virgolette responsabili, quindi non bisogna assolutamente fallire. Assolutamente, io poi penso che quello comunque sia uno dei giorni più belli della vita di una coppia, indipendentemente poi da come vadano le cose, no? Perché comunque rimarranno dei ricordi meravigliosi. Sì, le aspettative sono altissime. Esatto, quindi comunque penso che il tuo sia un lavoro dal quale in realtà non si stacca mai, perché no, poi ce l'hai dimostrato anche quando magari hai portato le tue spose, si entra in empatia con gli sposi, poi alla fine nasce anche un'amicizia. Sì. Io voglio salutare uno dei tuoi sposi, sì, che ho scoperto che abbiamo un amico in comune, lui si chiama Luca Ciarcelluti. Ciao Luca, e saluto anche la moglie Monica. Sì, ma li dobbiamo ospitare qui perché c'è, sì, una storia pazzesca, sì, dietro, perché io per la prima volta ho visto un uomo che si rivolge ad una wedding planner. Sì. Cristina, è un caso unico o ce ne sono anche altri? Perché mi ha incuriosito veramente, perché tutti gli altri sposi che hai portato qui, tutte coppie meravigliose, però le donne erano molto prese, si vedeva che comunque avevi organizzato tu insieme alla donna. In questo caso è stato proprio Luca, sì, no, a decidere, organizzare, scegliere, è una cosa rarissima. Sì, Luca è sempre stato partecipe. È stato lui a contattarmi, è successo anche in altre piccole occasioni, perché di solito è sempre la donna a decidere. C'è un po' di reticenza ancora da parte dell'uomo nella figura del wedding planner, però ultimamente si sta cominciando, anche loro sono contenti perché sono anche loro alle prese con il lavoro, con altri impegni, col calcio, con altri cose, quindi sì vai con la wedding, che sì, io così sono tranquillo, quindi si scaricano da ogni dovere, quindi per loro questa figura, diciamo, sotto questo aspetto non lo vedono come un costo, ecco. Ti vedono come un supporto, un valido aiuto della serie, vai, così sì, io sto tranquillo. Esatto, sì. Beh, che dire, Cristina, anche oggi insomma abbiamo, come dire, scoperto la bellezza del mondo wedding, però da un altro punto di vista, andando a valorizzare la stagione invernale. E questa composizione, devo dire, è veramente bellissima. A me piace tantissimo. Grazie. Grazie. Tanti complimenti a Doretta. Cristina, se lo sai, di che cosa parleremo? Ovviamente l'8, facciamo passo tutti. La prossima puntata, il 15, parleremo di abiti da sposa. Bene, quindi ci avviciniamo proprio a Natale, e quindi insomma sarà una puntata bellissima, sì, immagino. Molte spose per l'anno prossimo hanno già scelto l'abito, perché io consiglio di partire sempre un annetto prima, poi dipende dall'azienda, dai marchi, dallo stilista. Ho alcune spose invece che hanno partorito da poco, e quindi dicevo, ci vogliamo rimettere un attimo in linea, iniziamo a gennaio a scegliere l'abito. Quindi vedremo gli abiti da sposa, porterai qualche modello? È una sorpresa bene, questo. E allora vi lasciamo con questo momento di suspense. Grazie a Doretta. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie Cristina. E grazie alla nostra Cristina Orsatti. E noi a questo punto, come sempre, ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo. Pubblicità.